Campus e la natura, scoprire se stessi in un'avventura. Chi di voi è già stato in Sila? Io. 2 anni. Perfetto. Che zona? Sempre qua? Sì. Villaggio Malumba. Perfetto. Ok. Oggi facciamo una breve escursione, chiamiamola un'escursione, in realtà è una passeggiata in natura. Vediamo un po' la vegetazione. Parleremo della storia della Sila, l'altopiano, il parco nazionale, perché è un parco nazionale. Innanzitutto, la cosa che mi interessa di più è parlare degli animaletti del bosco, soprattutto mammiferi. Se voi siete già a conoscenza di qualcosina, sì. Okay? Sì. Scoiattolo. Scoiattolo si vede sempre. Ok, benissimo. L'anno scorso hanno avuto difficoltà a vederlo. No, io l'ho visto. Che anche io non c'ero l'anno scorso. No, però sono andato nel bosco. Perché spesso bisogna stare in silenzio e ogni tanto si sentono che rosicchiano qualcosina dall'alto. Benissimo. Ok. Andiamo? Io direi che possiamo qui siamo partire. Okay. Ad una quota molto elevata. Siamo più o meno 1350 metri. Non vorrei sbagliarmi comunque. 1365. 65, quindi. E l'olivo qui non cresce, anche se lo pianti, anche, cioè puoi metterci anche qualsiasi cosa sopra per riscaldarlo, per tenerlo protetto. Pancino. Qui non ce la farebbe a prescindere. E diciamo che non riuscirebbe mai a fare i frutti, assolutamente. Perché ogni pianta deve stare nel suo habitat, nel suo territorio, no? Questo è un faggio. Fa parte della famiglia delle fagace e cresce a un'altitudine che varia dagli 800 metri ai 1800, 1900 metri, anche 2000, si riesce a spingere anche a 2000 metri. Qui in Sila abbiamo una vetta che è 1928 metri, il Botte Donato, si trova in provincia di Cosenza, più o meno a 15 km da qua. Sembra una data. Sì, è molto alto. E poi l'altro albero che notate. Guarda, Iris sta prendendo questo animale. È una farfalla. Sì, sì. Ah, lei è un'ammalia farfalle, ammalia insetti. Fantastico. Stando sempre con lei. Il pino, perfetto. Il pino laricio è un pino nero. È una, in pratica, una sottospecie del pino nero presente in tutta Italia. Qui in Sila abbiamo questo qua, è nostro. Cresce solo in Sila, nella Spromonte, sull'Etna in Sicilia, ce ne sta qualche piccola macchia, in Corsica. Quindi siamo fortunati ad avere questo albero solo qua in abbondanza in Sila, perché la Sila è un parco nazionale che all'80% è ricoperto da bosco. È l'unico parco nazionale italiano con più superficie boschiva. Quindi immaginate, si respira anche l'aria più pulita d'Europa. Avete già sentito questa notizia, penso. Sì. È stato fatto uno studio a 10 km da qua, più o meno, sempre qua in Sila Piccola. Quindi, se venite qua tutti gli anni siete fortunatissimi. Possiamo andare, voi conoscete le Alpi? Sì. Le Alpi sono più elevate. Ok, sì. E molto più alte. Sì, molto più alte sì, in pratica hai detto quasi la stessa cosa, però come aspetto rispetto a quella Sila. Forse quelle sono più rocciose. E qua è più boschivo. Anche più boschivo perché comunque siamo più a bassa quota. Diciamo che oltre i 2000 metri non riesce a crescere più niente. E questo qua in pratica è un altopiano. Noi ci troviamo già a una superficie elevatissima, mentre le Alpi sono montagne più giovani rispetto alla Sila. La Sila è una montagna con origini molto molto più antiche, bellissima, fantastica. Più saggia, lei. Sì. La Sila è più saggia, molto più saggia. Anni. Vuole stare con lei? Vuole stare con te? È una maglia farfalla. Ogni volta che andiamo nel bosco lei se ne trova una, due, a volte tre. Mm-hmm. La vetta? Lì a terra. Dicevamo della Sila? L'altopiano, in pratica, è più dolce. Guardate, ma perché ti sei perso? Ci stanno delle cime molto, molto più tondeggianti. D'erba. Sono vecchie, ovviamente sono
scavato. Mano con l'erosione. L'erosione ha dato una forma molto più tondeggiante. Ragazzi, sta parlando con voi. A differenza delle gole. Okay. Ci stanno i fiumi che l'hanno scavate. Qui in Sila Piccola abbiamo un territorio molto più selvaggio rispetto alla Sila Grande, perché man mano che si va a scendere i fiumi hanno scavato, hanno fatto delle gole impressionanti, un po' come l'Aspromonte. Hai sentito parlare dell'Aspromonte, provincia di Reggio Calabria? Per motivi non esattamente piacevoli. Peccato, perché comunque è veramente un posto che anch'io devo scoprire molto molto bene. Il Pollino, che non è un altopiano, ha un dislivello maggiore. Il dislivello in pratica è l'altezza dalla superficie, no, la vetta, no? E si calcola in un... c'è una cosa, praticamente, un calcolo strano. Qui si ha poco dislivello, sulle Alpi, sul Pollino, su montagne che sono più elevate, si ha maggiore dislivello. Ok? È la foglia del faggio, ok? Sì. Oh, un cancro. Un cancro foliare. La foglia del cancro, davvero divertente. Scusa. Attenzione anche l'angelo. Il bastone. Quella è una malattia del faggio. Sì, della foglia. Oh. E che fa sta foglia? Eh? Che fa? Che fa sta malattia? No, in pratica non crea nessun problema al faggio in sé. Solo, tipo un fungo. Sì, solo alle foglie. Però ogni pianta crea in sé poi una protezione. Ma c'è un fungo insieme ad un altro. Per difendersi. Ragazzi, guardate! Le difese immunitarie, in pratica. Ha degli antibiotici che riesce a difendersi, capito? Quindi magari colpirà questa foglia. La foglia andrà a cadere poi, ovviamente. Capito? E non passerà su tutto. Non sono malattie che distruggono l'albero, capito? Cioè proprio attacca uno e basta. Qualche foglia, capito? Ok. Guarda, e la trovi su tutte le fagace, che sarebbero comunque faggi, ontani, eccetera eccetera. Anche sul castagno, si vede molto. Ok. Qui non troviamo castagni però a questa altezza. Almeno in Sila è al di sotto dei 1000 metri. C'è? Ma ce ne sono altri, tutti qua. Sì, infatti, bisogna andare verso San Giovanni oppure... Angelo! Scusa, Angelo! Guarda, qua ci sono dei... Questi sono commestibili. No, questo. Questo è come la cacca. No. No, è terra. Non è commestibile questo fungo. A parte che... Sì. A parte che tu mangeresti questo fungo così piccoletto? No. No, non è nemmeno invitante. Ma questi... Poi il fatto di vederlo dentro la cacca già... Sì, sono uguali. Comunque, vi spiegherò anche della cacca. Se andiamo più avanti loro si fermano, vi spiegherò anche... Ma questo è cacca o terra? Cacca. Io la voglio prendere, la voglio buttare su qualcuno. No. Non è il caso. Non è il caso, sai. Andiamo, dai. In pratica Fermo. Ora buttalo questo. C'è erba dentro, perché le mucche... Qui mangiano erba, capito? Qui ci stanno i pascoli estivi e questa e le feci, la cacca come la vuoi chiamare, funge da nutrimento per il terreno. Se questi funghi sono velenosi, non si meritano nemmeno di vivere. No, perché ogni essere vivente, animale o vegetale che sia, ha un ruolo, capito? Svolge un ruolo. Capito? Lo so che a te piacciono i funghi, quindi tu avresti tutti i funghi buonissimi da poter mangiare, però non è possibile, capito? In natura non è possibile, c'è sempre qualcosa che non si può fare, qualcosa di velenoso, anche quella cosa è importante, svolge un ruolo, capito? E quindi bisogna rispettare la natura in tutto, anche nelle cose che a te possono non piacere. Se non si calpesta, anche meglio. Perché serve per andare avanti, capito? Perché si continui. Camp Lucilla Natura, scoprire se stessi in un'avventura!